Io sono una donna transgender. Un collega mi ha chiesto: ma perché sei così importante una carriera Alias? Alla fine, dopo tutto questo tempo, sanno che sei Sofia. Chiunque di noi, tutti i giorni nella nostra vita, abbiamo un enorme carico di stress dato da lavoro, salute, famiglia, mille motivazioni. Ora, pensate di dover aggiungere a questo carico qualcosa di ciò che vi hanno sempre detto di voi non è proprio così. E quindi cercate di cambiarlo, cercate di essere voi stessi e voi stesse. E per fare questo vi assicuro che serve una forza e un carico enorme a livello psicologico. La testimonianza di Sofia Darino a Nichelino davanti a tantissime amministrazioni del territorio ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'importanza di aver avviato un percorso sulle carriere alias nella pubblica amministrazione, sul registro di genere e su altre importanti pratiche inclusive. Il mondo della scuola, della sanità, i seggi elettorali, l'anagrafe sono solo alcuni dei nodi cruciali per ragazzi e ragazze transgender che hanno intrapreso un percorso delicato e hanno bisogno di supporto e di aiuto per non sentirsi e vedersi esclusi ed escluse. La città metropolitana di Torino si mette a disposizione dei comuni, li coordina e li supporta per raggiungere il riconoscimento dei diritti di tutte le persone, per definire la formazione dei dipendenti comunali, per arrivare al registro di genere e ad operazioni di voto non discriminatorie. Nostra comunità, noi sono anni che ci battiamo e che promuoviamo dei momenti di sensibilizzazione, non solo in città. A partire dal protocollo operativo contro l'omotransnegatività e per l'inclusione delle persone LGBT, stipulato dalla città di Nichelino, sono tanti i comuni pronti a lavorare insieme per costruire una società più giusta. Intense e toccanti le storie di vita vera nella testimonianza di Cristina Cultrera, mamma di Alessandra, che ci dicono quanto sia importante prendersi cura delle persone. Quello che ha provato mia figlia quando era piccola era un forte disagio. All'epoca, quindi io parlo di 10 anni fa, gli strumenti che oggi possono essere utilizzati anche per cercare informazioni erano molto meno e quindi era proprio difficile riuscire a capire che cosa fosse questo disagio profondo che provava. Questo suo disturbo nel riuscire a soddisfare le aspettative che il mondo aveva da lui. L'assessore alle pari opportunità di Nichelino, Alessandro Azzolina, ha aperto la strada e ha coraggiosamente portato all'attenzione il protocollo per le carriere alias e le pratiche inclusive per fare scuola in Piemonte. La costruzione della società più giusta e più pari, con le persone al centro, ha bisogno di tutto il nostro impegno e noi continueremo a batterci, ha detto Valentina Cera, e a lavorare, estendendo a tutti i comuni interessati gli strumenti per affrontare queste tematiche senza paura.